Dai, 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 un po' di calore, sulle mani, dai un po'. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Dai Cesare. Grandi, grandi. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. 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 No grazie. No grazie. Attraverso il Tevere pensando ai miei fatti. Capita spesso che vada in giro come i matti, guardando i manifesti che mi capitano a giro, solo per sapere che serata ci sia in giro. Ne vedo uno fresco messo adesso addosso al muro, bianco e nero, quattro foto, un sagomone scuro. Vedo le foto di Cucchi, Aldo, Brandi e Gappo. Uno sembra Giuliani ma ci hanno fatto uno strappo. C'è una scritta nella sagoma, mi avvicino solo un po' di più per leggere che c'è scritto su. Il prossimo vuoi essere tu. E ripenso a tutte le notizie che ho avuto dalla TV. Magari se mi beccano stasera con due canne, finisco sottoterra, non ci sono più condanne. Magari trovo un matto che si metterà a sparare in mezzo all'autostrada mentre cerco di scappare. Non è un discorso antisociale, qui non c'è più destra né sinistra se ti possono ammazzare. È un problema molto grave se vuoi criminalizzare un ragazzo per la strada che ha una canna e sta a fumare. Per una canna, tu pensa all'Olanda, in negozi compri l'erba come compri la lavanda. Qui la legge è quel che è, la posso biasimare, ma se la legge c'è, devi farla rispettare. Tu portami in galera, non mandarmi all'ospedale, la legge già fa male, tu puoi farmi ancora più male. Sadici in divisa su di me fanno scommesse, solo per vedere se resista a giochi da SS. Non augura a nessuno di finire in quel binario e di campare in qualche errore giudiziario. Non si può campare così, ci siamo stufati tutti. Per alcuni grammi fare la fine di Cucchi. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. 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 No grazie. No grazie. Grazie regà. Un applauso a Cesar. No grazie. Ai ciao. Questo potrebbe essere il prossimo, può essere tu, number one. No, il prossimo è un'altra scoperta mia. Cesare, vieni qui, fermati, chiederei a lei cosa ne pensa di Cesare. Perdonami, Angelo. Scusami. La nostra modella. Non perché, anzi, noi attraverso la musica si può dire tutto quello che vogliamo. Il rapper è una protesta, è qualcosa che nasce, diciamo, chiaro, soprattutto per dire qualche cosa sotto forma di musicale, di modo che tutti quanti ascoltiamo. Chiara, 19 anni, la modella, siamo in Francia, ecco, vai tu. Io credo che lui abbia cantato su una base troppo sentita, troppo ripetuta. Dovrebbe modernizzarsi un po' sotto questo aspetto, appunto che... Cesare, rispondi, c'è il microfono. Il rap non è musica commerciale. Io tenevo a sentire la signora che è black, quindi forse lei un parere migliore lo poteva dare. Ecco. Oh, ci stiamo scatenando qua. Tutti da Sicilia a dire. La signora black che dice? Non ti pare... Oh, adesso no, Adesso, no, giudizio sincero. No, sinceramente a me mi è piaciuto molto. Sì, a me è piaciuto. Grazie. Io sottolineo che non seguo molto la musica rap, però la canzone mi ha dato un'emozione. Io direi di farla partecipare.